Ne abbiamo già parlato in passato, ma con l'arrivo della bella stagione non potevamo non ritornare in questo meraviglioso sito, l'Oasi di Remolino a Felitto. Ne parliamo proprio con il sindaco Carmine Casella. Sindaco, un sito spettacolare che nonostante la pandemia e le difficoltà ad essa legate ritorna usufruibile. Assolutamente sì, purtroppo anche quest'anno ci sono delle limitazioni per il fatto della pandemia. E quindi diciamo alcune cose non potranno essere usufruite come i tavoli per fare i picnic, però si potrà utilizzare i percorsi, i sentieri, stare un po' al fresco sotto le nostre belle piante e bagnarsi con l'acqua del calore. Quest'anno abbiamo aperto da poco, diciamo da giugno, però è usufruibile. Abbiamo attivato il parcheggio all'ingresso come ogni anno per quanto riguarda le macchine, fanno un percorso a piedi che porta qui all'Oasi di Remolino. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, visto che la popolazione di Felitto è vaccinata all'80%, 82%, i ragazzi hanno provveduto anche a mettere a disposizione dei visitatori le canoe e i pedalò per far usufruire proprio il percorso all'interno delle gole, ma da via, diciamo, del corso dell'acqua, come era nel passato, e l'anno scorso abbiamo dovuto sospendere per il Covid. Sindaco, c'è stato anche un lavoro da parte dell'amministrazione comunale per arricchire proprio questo sito che si avvale di tante cose, ci sono giostre per i bambini, come diceva lei un'area picnic che seppure non usufruibile per i picnic resta aperta a quanti raggiungeranno appunto Remolino. Assolutamente sì, nel rispetto delle normative Covid, senza fare assembramenti, là tutta l'area, il verde è disponibile per chiunque ci viene a trovare. Abbiamo messo a disposizione anche delle somme per potenziare i bagni, abbiamo avuto l'ok dal parco, solo che ci ha dato delle limitazioni per fare i lavori da settembre ad aprile. Quindi a settembre potenzieremo anche il servizio dei igienici per i bagni, per i turisti, ancora metteremo ancora altri a disposizione. Tra l'altro questo è un sito che proprio grazie alla sua vastità permette di rispettare le norme Covid. Assolutamente sì, perché è un ampio spazio, ci sono i percorsi che costeggiano il fiume sia da un lato che dall'altro, spazio immenso, sì, ci sta il percorso che va al ponte medievale verso il paese, ci sta il percorso che va al ponte di Magliano, Grotta di Binnardo, cioè, quindi ci sta una serie di percorsi e poi l'area è vastissima. Quest'anno abbiamo fatto delle pulizie alle piante, abbiamo fatto un po' sistemato un po' meglio alcuni lati dell'area, quindi è ancora di più usufruibile. Come hai visto, abbiamo incrementato qualche gioco per i bambini, molte famiglie vengono i giorni a portare i piccolini, si divertono, stanno all'aperto. Quest'anno andrà così, pensiamo di potenziarla ancora maggiormente nel prosieguo, però ci sta molta cooperazione fra le varie associazioni, quindi ci sta molta sinergia e questo è un fatto positivo che ci rende i percorsi maggiormente fruibili per i visitatori con delle guide che è messa a disposizione d'altro. Dopo aver ammirato le cascate della meravigliosa Oasi di Remolino a Felitto, ci siamo spostati e adesso alle nostre spalle abbiamo la meraviglia delle gole del calore. Siamo adesso con il vice sindaco Cosmo Sabatella e, come dicevamo, anche con il primo cittadino. Questo è un sito che rimane aperto ai turisti, permettendo loro di vivere dei giorni in serenità nel pieno rispetto delle norme Covid. E della natura anche. Diciamo che questi sono dei posti che si sono scoperti per caso, i turisti venivano e portavano altri turisti e ogni anno aumentano e abbiamo ogni anno problemi di ricezione, quindi dobbiamo creare un'accoglienza maggiore ogni anno. E il comune di Felitto mette in campo una manutenzione costante per ben mantenere questo meraviglioso sito. Sì, sì, grazie anche alla comunità montana che ci dà una mano e gli operai del comune che puliscono giornalmente tutta l'area, dando in modo ai turisti di trovare un'area accogliente e pulita senza rifiuti. Puntualmente sono tanti i turisti e i visitatori che raggiungono l'Oasi di Remolino. Qui c'è tantissimo da vedere, dicevamo, alle nostre spalle le gole del calore e tra l'altro questa è un'area che resta sempre aperta a quanti vogliono raggiungerla. Sì, nei mesi estivi resta aperta tutto il giorno fino a pomeriggio, tardi pomeriggio, e ci sono degli addetti che comunque controllano l'orario, controllano un parcheggio e insomma si mettono a disposizione dei turisti che vengono, dando dei consigli e tutto.